oggi farò le lenticchie come normalmente le preparo per fine anno. Questi sono gli ingredienti e ora ve li mostro. Allora, intanto abbiamo le lenticchie già cucinate, nel senso che sono state messe in acqua fredda, fatte bollire per 25-30 minuti e salate alla fine, scolate e tenute da parte. Abbiamo mantenuto un pochettino di acqua di cottura per eventualmente allungare, diciamo, il sughetto, e per fare il resto della ricetta ci serviranno allora dell'olio, extravergine d'oliva possibilmente, cipolla circa 150 grammi, 100 grammi di pancetta, dei pomodori, io ho usato i pomodori in barattolo, che poi quando saranno cotti verranno schiacciati, quindi vedranno un po' di colore alla cola. Poi avremo del rosmarino, questo è del rosmarino che ho fatto seccare, frantumato e messo da parte per l'inverno, sale, pepe nero e un po' di peperoncino per chi piace. E adesso passiamo ai fornelli per la cottura delle lenticchie. Allora, in un tegame mettiamo dell'olio, accendiamo il fuoco sotto la pentola, attendiamo un attimo che intanto prenda un po' di calore e intanto possiamo metterci un paio di peperoncini. Sminuzzo. Aspettiamo un attimo che prenda calore. Aggiungiamo la cipolla. Lasciamo un attimo stufare. Thank you.
cipolla e un po' anche qui li mettiamo la pancetta. Abbassiamo un po' il fuoco per evitare che si bruci tutto. Vediamo un attimo che la pancetta si inizia un po' a sciogliere il suo grassino. Mettiamo un po' di origano, poco perché quello secco è abbastanza saporito. Alziamo la fiamma e ci mettiamo un po' di brodo di cottura. Ok, adesso lo lasciamo cucinare per 5-10 minuti, guardate come volete ristretto il sughetto, e poi ci si aggiungeranno le lenticchie e si aggiusterà di sale e pepe per vedere se tutti i gusti sono arrivati a... Ok, passati adesso quei 5-10 minuti dovremmo avere questa consistenza, i pomodorini che si sfaldano, dove ormai, ok, a questo punto possiamo mettere le lenticchie, adesso a questo punto aggiungiamo un po' di liquido ancora nelle lenticchie perché a me piace un pochettino più brodoso. Ok, aggiustiamoli sicuramente pepe.
uso questo perché purtroppo ho finito quello in grani, quindi mi adatto a usare il pepe nero già macinato. Adesso diamo una assaggiata per vedere come sono di sale. Di sale sono perfetti. Sono buoni. Forse il peperoncino che ho messo è un po' troppo piccante, ma va bene così. In questo momento le lenticchie sono pronte e niente, le useremo come contorno per il classico cotechino. O se no, se non è la notte di Capodanno, si può mangiare come classico contorno. Comunque, veramente delizioso. Vi auguro che questa ricetta vi sia piaciuta e niente, spero di rivedervi su questo canale. Grazie.